Paolo Martin, raccontarlo è bisogna raccontare di una persona che ha lavorato a 360 gradi, cosa oggi quasi inesistente. È un personaggio che ha saputo plasmare, ha saputo disegnare e in particolare ha saputo sviluppare idee innovative. È una storia che inizia dall'infanzia. I miei giocattoli sono sempre stati, e solo quelli, il meccano, che significava meccanica, ordine, composizione e risultato, e il coltello, che era libertà. La manualità nel car design oggi ha un valore di conoscenza. Nel ruolo di Martin questa conoscenza è stata la ricerca continua di come utilizzare le materie prime per dare espressione tridimensionale dei suoi progetti. Quando io faccio un disegno o uno schizzo è perché ce l'ho già in mente, quindi ce l'ho già in mente in tre dimensioni, per me è già fatto. Per cui è quello, io non posso cambiare idea perché ce l'ho in mente e deve essere quello. Per me Martin è un Mustang, è un cavallo di razza, è difficile mettergli le briglie, è difficile farlo entrare in un regime aziendale. A me andava stretta la scuola, veramente stretta. Ho patito la scuola come niente altro e quindi di conseguenza il più bel giorno è quando ho smesso di andare a scuola. Martin, lei ha scritto: Michelotti era un uomo straordinario, un padre, un maestro, la persona a cui devo tutto. Perché allora un giorno se n'è andato? Ma il perché non c'è un perché esattamente, forse è dato dalla mia curiosità, per cui di imparare cose nuove, intraprendere strade nuove. A me piaceva disegnare di tutto, per cui lasciai Michelotti per questo motivo, cioè avevo bisogno di altre esperienze. Insomma, anche i padri a un certo punto bisogna salutarli. E beh, credo che sia l'evoluzione della vita. È vero che quando lei arrivò nel suo studio, la prima cosa che le fecero fare è la punta delle matite? Beh, la punta delle matite sì, come cancellare, come attaccare le puntine sul tennigrafo, come distendere un foglio di carta, le cose molto semplici che poi era tutto da imparare. Ma che cosa c'era di magico? Cos'è che le piaceva di quell'ambiente, di quel posto? Era la genuinità e la freschezza e il modo di intraprendere il lavoro. Era una cosa bellissima, cosa che ormai si è persa. Le diedero i gradi di trovarobe. Che cosa vuol dire? Beh, trovarobe significa adattare oggetti o risolvere situazioni con ciò che si trova, cioè nel modo più rapido possibile. È una tecnica che poi mi ha salvato molte situazioni. Che le è stata preziosa nella sua carriera? Mi è stata preziosa perché ho risolto il problema delle sfere sulla strumentazione del modulo facendo un calco di una palla da bowling. E cosa faceva il Trovarobe? Correva per Torino a Il caccia di ogni Trovarobe, come curiosità? me, io conoscevo tutti gli ambienti di Torino, i cortili, gli artigiani, e quindi sapevo dove trovare delle cose impensate. Era una mia specialità proprio. Ma questa è un'arte che potrebbe essere utile ancora oggi. Sì, difatti lo è. Io in una stanza e un pezzo di legno riesco a fare qualunque cosa. Ma esistono i trovarobe nelle carrozzerie del 2015? No, credo che non ci sia più niente da trovare. Senta, cos'è che ha imparato, soprattutto in quegli anni con Michelotti? Ma ho imparato a disegnare le automobili. E quindi credo che sia una cosa importante, perché non basta solo disegnare un'automobile, bisogna saper aprire le porte, far girare i cofani, far scendere i vetri, ribaltare le capote, cioè tutti questi trucchi, Essere concreti. essere concreti e saper disegnare le cose, non solamente così fare dei disegni, dei figurini,
senza fine. Ecco, pensando ai ragazzi di oggi, c'è un po' il rischio che ci si innamori di degli esercizi molto belli ma poco pratici? Beh, il rischio c'è, ma anche perché oggi non c'è più, la sequenza di lavoro è cambiata. Oggi chi svolge il lavoro è la macchina, quindi non è più l'artigiano. Il lavoro manuale è praticamente sparito. Se lei dovesse parlare a un giovane designer in erba, che disegna soprattutto auto da sogno o oggetti impossibili, che cosa gli direbbe per facilitargli magari un po' il futuro? L'unica cosa che secondo me dovrebbe fare è andare in officina, frequentare le officine. Quindi vedere le macchine che lavorano, vedere come si lavora, capire cosa si fa. La materia. La materia, certo. Quindi non basta avere un computer per quanto potentissimo per sapere fare bene il suo mestiere. Il computer è uno strumento come un altro, né più né meno. È solo che ci si appoggia, secondo me, un po' troppo. Sta diventando una protesi del cervello. Dopo Michelotti, Bertone, un periodo breve della sua vita, ma un periodo che ha lasciato un segno. Sì, il segno l'ho lasciato, gli ho disegnato e fatto il marchio, è già un bel segno. La famosa B. La famosa B, minuscola. Certo. Sì. Come è nata quella B? Nuccio Bertone mi chiese, ma senti, puoi farmi un disegno, questo è il marchio vecchio, vedi di trovarmi qualche idea. E io gliel'ho fatto e poi gliel'ho costruito materialmente, contentissimo. Che cosa è cambiato nella sua vita entrando alla grande Pininfarina? Beh, è cambiato molto perché sono passato dal piccolo artigiano all'industria, per cui tutte le mie conoscenze, che erano limitate a uno spazio ristretto, si sono improvvisamente dilatate. Ho avuto la fortuna di avere il direttore Martinengo che mi ha dato totalmente libertà e lì mi sono sfogato. In pochi anni ho fatto moltissime vetture, ho visto quali erano i miei limiti, le mie capacità, è stato veramente un periodo bellissimo. Come era fatto il vostro ufficio? Eravate tutto sommato un piccolo gruppo di persone. Eravamo in 4-5 persone, l'ufficio era una gabbia di matti come si può dire oggi. Si giocava tutto il giorno, il lavoro era preso con divertimento, quindi non c'era competizione, ognuno faceva le sue proposte e poi la direzione sceglieva. E Martinengo, a cui lei deve molto, lo ricorda spesso, che tipo di persona era? Martinengo era un uomo che non sapeva l'inglese, ma lo traduceva direttamente in piemontese. Era un pittore poi di natura, per cui lui vedeva le automobili in chiave poetica e abbiamo fatto una bella coppia insieme. Cioè. E il rapporto con la proprietà, con i grandi, l'ingegner Carli, Sergio Pininfarina, loro la guardavano con una certa curiosità. Sì, alle volte era curiosità, alle volte erano preoccupati perché non sapevano. Martino era troppo. Una delle vetture a cui lei più è affezionato in quegli anni è la Dino Competizione. Perché è così importante e così bella? Perché è stata innanzitutto la mia prima vettura, disegnata sul tennigrafo in camera da letto. Il modellino che ho fatto l'ho fatto sul balcone di casa, quindi l'ho proprio vissuta in maniera viscerale. È stata definita da un giornalista della Revue Automobile come uno dei più begli oggetti che l'uomo abbia disegnato. Il motivo è perché esprime felicità. Volendo guidare un po' però l'occhio del non esperto, che cos'è che dobbiamo guardare di questa forma? Dov'è che è bella? È la sinuosità, credo, e le proporzioni. L'idea del tettuccio, che poi non è un tettuccio, ma quindi un tettuccio porta,
i vetri scorrono sulle porte, liberano il tettuccio, è una vettura semplice e poi ha questo aspetto un po' musicale, perché visto in pianta sembra un po' un violino. Ecco, le vetture che lei ha fatto in quegli anni sono tantissime e diverse alla Pininfarina. Dovendo scegliere, mi viene da chiederle della Ferrari 512 Modulo, che ancora oggi è una pietra di paragone. Come è nata quella vettura? Lo schizzo originale è nato sul lato destro del tecnigrafo, in basso, uno schizzetto molto piccolo, e poi è rimasto lì a, come si può dire, a stagionare, no? E dopodiché presi un foglio un po' più grande e ho cominciato a disegnarla. Ma lei aveva visto qualche film di fantascienza che l'aveva ispirata? Come nasceva? No, assolutamente. Pininfarina stesso mi ha chiesto come ha fatto lei a fare questa vettura, che lui non voleva assolutamente fare. Io ho detto, non ho pensato ad una vettura. È vero che non è andato in vacanza per fare questo passaggio alla materia vera? No, la vacanza l'ho passata lì, in Pininfarina, con gli zoccoli e i pantaloni corti, a farmi il modello in scala 1-1. Quando la direzione lo vide, probabilmente hanno avuto dei problemi, tanto più che l'hanno nascosta, non la volevano vedere. Era troppo avanti per portarla a un salone in quello stesso anno? Era troppo avanti, per cui ha avuto circa 6 mesi di gestazione. Hanno invitato Gio Ponti, famosissimo architetto dell'epoca, hanno chiesto il suo parere. Io ero presente per caso e Gio Ponti ha detto sì, la vettura è molto emotiva, ricorda la velocità perché ha questa forma di freccia. Va bene. E cosa ne dice dell'1-8? L'1-8 con quei fori, 6 fori, rappresentano un punto fermo nello spazio, secondo me non vanno bene. Io ci sono un po' rimasto, poi gli ho detto, scusi architetto, guardi che di lì si deve uscire l'aria. Dico, che io li faccia tondi o quadrati, cambia poco. Dico, a me piacevano più tondi, per cui li ho fatti tondi. È finito il discorso. E poi i tondi sono rimasti.